Ecco qua, vediamo se mi sono collegata bene. Vediamo un po' se c'è qualcuno che mi dà un cenno per capire se sono giusta. Oh, ciao Andrea, ciao. Perché ti mando anche un salutino così mi dici se faccio bene. Si fa così. Ecco, un po'. Ah, grazie. Allora sono riuscita a mandarti un saluto. Bene, allora aspettiamo un attimino, giusto che intanto. Ciao Matteo. Ciao. Beh, aspetta intanto che mi preparo, intanto che arriva qualcuno, mi faccio un attimo il calicetto qua. Diritto, me lo preparo. Aspetta un attimo. Ciao Lara, ciao. Aspetta che organizzo un attimo il bicchiere, dopo metto bene anche il telefono. Ecco, beh, insomma, 12 e un quarto. Allora io comincio perché sono precisa, va bene? Allora. Innanzitutto un bel saluto a tutti i nostri clienti del Gladius, questo lo devo dire, ragazzi, ci mancate e non vediamo l'ora di vedervi nel nostro giardino estivo, che qua abbiamo bisogno di ossigenarci, che siamo un po' pallidi. Ecco, poi aspetta che mi cade anche il grembiule, vedi? Aspetta un attimo che lo leghiamo. E un altro doveroso saluto ad Andrea Buzzai, ovviamente, e ti ringrazio assolutamente per questo invito che mi hai esteso, quindi grazie, sono molto emozionata e beh, guarda, ascolta, bevo un attimo una lacrima, che così chissà che non stemperiamo un po'. Viva, a proposito, perché qua, aspetta, che mi dimentico il meglio, guarda qua cosa ho preparato qua per voi, guarda qua il cestello, allora qua ci abbiamo un po' di vino, un po' di Coca-Cola, gingerine, quello che volete, c'è tutto. Di quel che manca c'è tutto. Ecco, allora è giusto che mi confessi prima di iniziare. Io sono assolutamente un'appassionata di cucina, ma non sono un'esperta. Ma qua ad Andrea mi è arrivato un titolo, mi è arrivato il titolo di food lover. Quindi io adesso, ragazzi, fiora l'occhiello, sono food lover. Ecco, quindi mi perdonerete se non sono bravissima nelle esposizioni. E detto questo, seguo con estrema passione questo gruppo di Pordenone in Cucina e devo dire veramente complimenti, cioè ho visto delle foto incredibili dei vostri piatti e quindi adesso sono anche quasi un po' in imbarazzo, ho l'ansia della prestazione perché veramente chapeau a tutti questi talenti, quindi il messaggio che arriva è molto forte. Direi che insomma a Pordenone non si scherza, si mangia bene. Ecco, quindi cerchiamo di tenere alto il nome della città e cerchiamo di sostenerla. Ecco, a questo proposito dico anche due cose riguardo appunto le donazioni che invito a fare insomma a coloro che se non altro non hanno ancora contribuito, ma c'è ancora modo. Ci sono delle raccolte fondi in corso. Allora, una la organizza Valentino Zuzzi, una raccolta fondi per la terapia intensiva del nostro ospedale di Pordenone. E un'altra è quella di Carlo Nappo, a sostegno delle famiglie che in questo momento hanno bisogno di un aiuto. Quindi, oltre ovviamente a salutare Valentino e Carlo, li ringrazio personalmente per questa splendida iniziativa che hanno organizzato. E che dire, insomma, donate con il cuore e beh, insomma, dai, a questo punto doniamo con dolcezza perché oggi parliamo di dolci, dolci parliamo. Allora, io ho scelto di fare per voi dei cupcake. Abbiamo detto mimosa, nel senso che lo decoriamo un pochino così a mo' di mimosa con panna e fragole. Poi dopo ovviamente uno può anche mettere delle varianti, poi vediamo insomma cosa si può fare. Allora, non perdiamo tempo, mi pare che ci sia. Aspetta che guardo alla Federica, sì, a proposito, Federica, la Fioretti che ce l'ho anche lei collegata. Sì, che l'emozione, insomma,
cercate anche un po' di capirmi, perché come dice la Federica, siamo donne e quindi ci sono tante cose qua in gioco, non è soltanto l'esposizione, c'è tutto un sistema che ci va dietro. Bene, allora adesso partiamo subito, che è già l'ora del mezzogiorno, che dopo vi viene fame e ecco, e noi è il momento di dolci e adesso sarebbe da buttare sulla pasta, ma insomma tanto fermo il dolce, dopo mangiamo. Allora ragazzi, per fare il pan di Spagna, io ho pensato di preparare questi cupcake con una ricetta di pan di Spagna. Poi ovviamente se uno vuole mettere una propria ricetta, vuole fare, non so, dei muffin alle carote, piuttosto che con l'impasto di una torta di mele, va benissimo. Io propongo questo. Allora ragazzi, dunque, aspetta che tolgo i messaggi, vediamo se si... ecco, così vedete meglio. Allora abbiamo le uova, ingredienti facili, reperibili, li abbiamo sempre a casa. 4 uova, 150 g di zucchero, 130 di farina, 40 g di olio, lievito, madonna guarda me la ricordo anche senza leggerla, ma ti rendi conto, ho fatto belle prove allora. Boh, questo è il primo passaggio che poi vediamo come si fa. Poi abbiamo un secondo step che è l'organizzazione, diciamo, la preparazione della bagna, ossia per andare ad aromatizzare il cupcake. Allora a quel punto usiamo le fragole fresche, l'acqua, lo zucchero, bene, ecco adesso aspetta che mi sono dimenticata di prendere anche la panna del frigo, scusate che la prendo, vedi? Vi ho detto, non la teniamo fuori, altrimenti, altrimenti poi, ecco. Io userò della panna fresca, vabbè in questo caso ho preso questa della Latteria Friulane, però insomma ognuno può prendere quello che gli piace. Quindi per il decoro utilizzeremo fragole, panna e un pochino di zucchero. Bene, allora ascolta, adesso accendiamo subito l'aggeggio. Oh, guarda che roba, guarda che attrezzo che ho comprato qua per sta diretta, che non sapevo neanche come mettere. Ditemi se va bene, attenzione per mettere i messaggi, ecco qua. Ditemi se vedete, perché qua con questo aggeggio qua possiamo fare quello che vogliamo. Andiamo a sinistra, andiamo a destra, tira su, tira giù, con questo qua siamo completi, non abbiamo paura di niente. Allora, accendiamo il bimbi, il robottino di casa, va bene? Chi non ce l'ha, no problem. Fruste elettriche, tanto, insomma, sono sempre andate e continuano anche ad andare. Quindi, fruste elettriche, planetarie, va tutto bene. Io uso questo aggeggio qua, aspetta un attimo che ve lo faccio vedere. Allora, io adesso romperò 4 uova, va bene? Se volete fare con me, ecco. Allora, un uovo, va bene, il primo ci è andato bene, adesso abbiamo il secondo. No, dico, bisogna sempre stare attenti che non cadano dei guscetti. Se poi cadono, grandi fatti, lo togliamo, ecco. Allora, così, ecco, vedi questo qua, tac. Carlo, non guardare come rompo le uova. Io le rompo così. Aspetta un attimo. Ok, ma adesso con questo aggeggio lo programmo a 37 gradi, ok, che così riusciamo a fare un po' di più, versiamo i 150 grammi di zucchero, ecco, io ho inserito anche la farfalla che così ci dà un aiutino. Allora adesso, cari uomini, faccio un fiato di rumore qua in cucina. Ecco, in questo spero che le donne mi siano complici, perché insomma le donne sai che fanno sempre un po' di confusione. Ecco, allora io adesso lo accendo, lo metto a 2 minutini e mezzo per montare uova e zucchero, va bene? Boh, allora ascolta, mi sposto, aspetta che si dà col carico batteria. Guarda qua, questo attrezzo qua, possiamo andare dove vogliamo, guarda. Vogliamo andare di qua, ci spostiamo così non vi faccio neanche sentire il casino. Guarda che roba, vogliamo andare a bere una roba fuori. Possiamo fare anche quello, insomma possiamo fare quello che vogliamo, capito? Aspetta che leggiamo un po' qua, Maria Fiore, tesoro, insomma devo cambiare il vestito un'altra volta. No, perché la Maria Fiore mi aveva detto, senti, metti su un vestitino azzurrino con i fiorellini un po' pasquale, ma niente, mi sembrava una colomba. Però vi devo mostrare il look, perché ditelo che siete curiosi, vi prego. Cioè il grembiule, ma ascolta, e la ciabatta? La ciabatta con le piume, perché siete tutti quanti a casa mia, tutti con le ciabatte, però ciabattino di festa, va bene? Francesca, ciao, io vado qua. Madonna, ma quanti siamo? Io vado qua. Maria Santa, roba che tocca buttare su altri cupcake. Luca, guarda che abbiamo preparato troppo pochi. Mamma mia, che robe. Guarda qua anche la Serena. Ciao Serena,
Flavione, grande Flavione. Oh, ascolta, io non vedo la Renzetti, ma attenzione che abbiamo le gemelle Renzetti che oggi fanno gli anni. Ragazzi, vi vada Dio che qua avevamo già la torta pronta. Ecco. Oh, scusate, perché io mi vesto di nero, tutta vestita, tutta sciccosa, ma poi, insomma, la mia persona purtroppo viene fuori. E quindi se mi scappa qualche frasetta così un po' poco corretta, insomma, perdonatemi, dai, siamo a casa, ormai siete tutti a casa mia e facciamo proprio tutto in famiglia. Allora, abbiamo montato le uova, non perdiamo il passaggio, sono una chiacchierona, abbiamo montato le uova con lo zucchero, adesso aggiungiamo la farina, va bene, 130 grammi di farina, andiamo ad aggiungere tutto così, vedi, tutto insieme. La mano del Signore, questa roba qua. Poi dopo, aspetta che peso, guarda che dopo parla, dopo sbaglio anche. Sai quando è confidenza, no? Prendi confidenze dopo sbagli, ecco. Allora, adesso mettiamo i 40 grammi di olio di semi, va bene? Ecco. Sto andando bene? Come siamo? Cosa dite? Vediamo. Vogliamo anche Luca, lascia starte, prego, guarda, mi sono comprato questo attrezzo qua che così mi arrangio, che mi gestisco, non ho bisogno di nessuno, va bene, le riprese me le faccio, cucino, pulito tutta la casa, tutto lustro, ecco, tutto a posto, sono completa, bene. Allora, adesso abbiamo messo dentro uova, farina, zucchero, olio di semi, facciamo andare ancora un minuto, va bene, ancora un minutino. Aspetta che torno a spostarmi, se no dopo mi dite, massa casino. Aspetta, vado di qua. Ecco. Ciao Andrea. Federica Fioretti mi dice benissimo. Perfetta la mia amica vigilante, mi ha detto. Allora vado via tranquilla. Io buon fin peccato che solo una volta, potevamo farne anche più di una. Madonna. Cioè, vedi, dopo mi prendo confidenze, capito? E poi svirgolo via. Devo stare un po' più composta. I ragazzi che hanno fatto prima erano tutti seri, mannaggia, io non riesco a farcela. Ho provato tanto, ho fatto tante prove, ma niente, non riesco, mi vengo così. Ok, avanti che qua abbiamo finito con l'aggeggio. Aspetta che lo stacco. Io che confusione che fa il robottino. Aspetta. Ecco. Allora, adesso a questo punto, aspetta che fermiamo, e adesso aggiungiamo mezza bustina di lievito. Ecco, relativamente al lievito, questo mi sento di darvi un suggerimento, io uso questo, perché questo qua mi trovo bene, poi magari voi avete altro, però io qui ne metto mezza di bustina, aspetta che giriamo qua, mezza bustina, speriamo di far bella figura qua, mamma mia, sai com'è che quando... Ti vengono sempre quando è il momento, dopo magari, ecco, mezza, sì, abbiamo messo anche una lacrima in più. Bene, un'altra girata e dopo abbiamo finito, basta, dopo non si fa più casino. Perfetto, oro. Bene, adesso ci mettiamo di qua. Guarda che bene, con questo attrezzo proprio vedete tutto, una meraviglia. Adesso mettiamo questo, aspetta che tolgo i messaggi, se no non vedo cosa. Ecco. Adesso io utilizzo uno stampo per muffin, però chiaramente potete usare anche degli stampini in alluminio, nulla ve lo vieta. Prendo un attimo il burro, vedi, ho tutto preparato. Guarda, se dico bugie, avevo preparato carino e mi sono dimenticata di metterlo dentro. Prendiamo un pezzettino di burro, così alla buona, ecco, vedete, siccome siamo a casa e facciamo proprio, cioè, una cosa così come la farei, insomma, se fosse qua con me. E allora prendo un pezzettino di burro così, a piede libero, come si suol dire, anzi a questo punto a mano libera, e diamo una passatina al nostro stampo. Allora, in realtà si stacca lo stesso, è che poi il mio qua magari l'ho usato un po' di volte e allora è meglio mettercelo. Inguriamo un pochino, ci mettiamo dopo una lacrimuccia di farina e dopo siamo perfetti. Cioè, siamo quasi a metà dell'opera, Sì, capito? Ecco. Signore, non serve neanche la musica. Ecco.
Allora, un po' di farina così, mettiamo, spolverizziamo così, ecco. E adesso facciamo una cosa di questo tipo, scuotiamo, mi metto un attimo sul lavandino che tolgo l'eccesso. Ecco, aspetta che spugnetta un attimo, che diamo anche subito una pulita, perché mi piace tenere ordinato. Vedi? Ecco, si pulisce, siamo a posto. Guarda che bello. Adesso prendiamo un leccapentole. Aspetta che c'è sto induzione qua che suona, mannaggia. Allora, leccapentole. Allora, io questo avrei potuto anche metterlo direttamente in una sac à poche per fare una cosa carina, farvi vedere bene che metto, però insomma, quando sono a casa non lo faccio e quindi continuo così. Allora, adesso andiamo a riempire il nostro stampo. Non riempiamolo proprio fino alla fine, adesso lo vedrete meglio. State un pochino più sotto, perché così gli lasciamo lo spazio per la lievitazione poi in forno. Siccome cresce, non vorrei che dopo vi fuoriuscisse tutto e fate tutto un savoiardo, tutta una pizza di savoiardo. Dico savoiardo nel senso che bisogna stare attenti dopo anche in cottura, dobbiamo controllare bene la doratura, perché se la lasciate un pochino troppo oltre, quando la pasta la vedete che inizia a dorare, è il momento giusto per toglierla, altrimenti se si dora troppo rischia di essere troppo secco, troppo duro. Ecco, vedi, così, non so se riuscite a vedere fino a che punto, che già che sto coso qua pesa anche, adesso capisco perché usano la sac à poche. Va più, comunque quella la usiamo dopo la usiamo anche quella. Aspetta che facciamo l'ultimo e basta. Ecco, adesso vi voglio far vedere un'altra cosa che dobbiamo fare per mettere in forno. Allora, questo l'abbiamo preparato, questo stampo, e questo lo mettiamo qua, però poi ci serviamo dell'eccedenza che ci resta, la mettiamo sulla carta forno, perché questa parte di pan di Spagna che facciamo ci serve poi per decorarlo alla fine. Allora, noi lo versiamo, va bene, lo versiamo tutto in un unico punto, dopo lui si espande da solo il composto. Più lo lasciate nella zona dove cala, meglio è, perché così dopo si riesce ad alzare a un suo spessore che si crea, che ci torna utile più tardi. Ecco, e questa anche l'abbiamo fatta. Pare che riuscite a vedere, scusate, ogni tanto guardo anche sul monitor per vedere se si vede l'inquadratura. Allora, adesso prendo un attimo la teglia da forno, cerco una presina, adesso vedi che non la trovi. Facciamo con questo. Prendo la teglia, va bene. Facciamo le nostre cose. Va bene. Allora, forno è acceso a 180, l'ho acceso 10 minuti prima di cominciare. Io lo metto a forno ventilato, però insomma direbbero a forno statico, ma io lo metto ventilato, mi trovo meglio così. Adesso inforniamo, sono le 12:30, teoricamente 10 minuti dovrebbe essere pronto. Ecco Luca, magari tieni il tempo da adesso, 10 minuti, perché Luca c'è, però è timido, lui non vuole farsi vedere. Allora, sì, neanche che avessimo da far polizze, ecco, voglio dire, stiamo facendo tortini, poteva venire, no? Bene, allora, adesso prendiamo la pentolina, dobbiamo preparare la bagna per dopo. Ok, allora accendiamo il fuoco, coltellino alla mano, fragolette, eccole qua. Allora, fragole già lavate ovviamente, spero che vediamo bene. Io le taglio qua direttamente, faccio 4
un'incisione a 4, le taglio piccoline piccoline, sottili, non so se si vede, abbassiamo un po', ok. Dopo ci mettiamo un po' di acqua e un pochino di zucchero. Allora, nella ricetta che abbiamo scritto, che comunque tutta questa ricetta la trovate scritta nel post, nella ricetta io ho messo un limone perché solitamente ce lo mettono. A me personalmente non piace, quindi io non lo metto. Ve l'ho messo nella ricetta, però io non lo metto. Ecco. Sai quelle piccole varianti, no? Che ti danno la ricetta, perché adesso non ho qua il libretto da farvi vedere, ma c'ho il mio libro di Suor Germana, fedelissimo libro. Beh, è tutto un manoscritto. Ho fatto tutta una modifica, perché ogni volta ti capita magari di seguire dei blog, delle cose bellissime che affascinano, queste foto, queste cose, dopo ti metti a fare la ricetta e non ti viene una schifezza. E allora sì, bisogna prendere la ricetta, ma poi, scusate i capelli, ma poi bisogna farsela sempre propria, bisogna sempre dare un tocco personale alla cosa. No, aspetta che guardo anche qualche commento, scusa, perché a me mi pare di fare un monologo qua. Chi abbiamo qua? Michela, sicuro, aspetta. Fabio, Davide Cavaliere mi sta guardando. Grazie Davide che ti sei aggregato. Allora, qui intanto che parlo, mettiamo 5 fragolette, va bene? La ricetta che vi ho dato è per eseguire 12 cupcake, va bene? Dovete fare la metà, fate mezzo impasto, insomma. Ok, 3, 4, 5, basta, ci accontentiamo. Vediamo. Toneato Andrea da Udine, saluti, mamma mia, quindi non solo Pordenone, anche Udine. Beh, ascolta, la donazione all'ospedale di Pordenone può fare lo stesso, Sì, anzi. Che dite? Oh, ma non possiamo... che possiamo mettere qualcuno che possiamo aggiungere, tipo che facciamo una chiacchierata un po', non si può questa cosa qua, tipo con quell'house party che ci si mette in più di uno, si poteva fare una roba del genere, che ci parlavamo un po', perché qua io parlo, faccio domande, ma non nessuno che vi risponde. Allora, adesso fragole le abbiamo messe, aggiungiamo l'acqua, va bene? Allora, io qui ho preparato un mezzo bicchiere, ma intanto non lo verso tutto, direi che mi basta anche meno, teniamoci. Poi come zucchero, allora anche qua va un po' a piacere, nel senso che dipende quando vi piace il zuccherato. La ricetta che vi ho dato del pan di Spagna è una ricetta comunque non dolcissima. Allora aspetta che accendiamo ancora. Quindi potete aggiungere volentieri sulla bagna e anche sulla panna che dopo faremo. Allora io metterei un 2 cucchiaini e mezzo, ecco, così. Poi scoliamo, vedi, si vede, ecco. E ce lo lasciamo a fuoco un pochino in modo che così tutto si sciolga e prenda un po' di sapore. Allora, un attimo che faccio un secondino di ordine. Ecco. Allora, cosa dite di questa diretta? Vado bene? O spiego un po' troppo in modo casalingo? Del resto la Sissi ha detto la sua, avete sentito il mio cagnolino? Ecco, allora mettiamo a posto. Dunque, intanto che sciogliamo la bagna, io adesso prendo la panna. E allora adesso non voglio bleffare con voi, però ho fatto la panna, l'ho montata prima la panna, ma non perché non volessi farlo in diretta, però è anche per accorciare alcuni tempi, tant'è che dopo ci serviamo anche di cupcake che ho preparato 2 ore fa, perché cupcake devono essere freddi, va bene? Perché se dobbiamo lavorarli con la panna non possiamo decorarli se sono caldi, e quindi non è che posso tenerli qua fino alle 2. Allora io li ho preparati là, li ho preparati qua, insomma, quanti siamo? Aspetta che vedo quanti siamo, ma insomma ne abbiamo per tutti. E comunque ve li faccio vedere un attimo, perché così prendete, aspetta che stacco il cavo del caricatore e andiamo di qua. Guarda che... vedete, praticamente stanno lievitandosi, ecco, così dovrebbero diventare. Però io appunto devo servirmi di quelli che ho fatto prima, e anche per quanto, aspetta che riaccendo un attimo il caricatore, beh, non serve il caricatore, non importa.
E anche per quanto riguarda la panna, che la montate diciamo tranquillamente con le fruste elettriche, col Bimby o con quello che utilizzate normalmente, ci aggiungete un po' di zucchero. Io per farne 12 prendo 500 g di panna e ci metto 2 cucchiai di zucchero. Poi dopo voi magari ve l'assaggiate e vedete un po' come regolarvi, se la volete più dolce o meno dolce. Quindi adesso prendo la panna. Ecco qua. Allora, per questa occasione io ho aggiunto nella panna la panna fix, che è un fissatore che normalmente si utilizza quando devi fare dei decori un po' importanti, quando usi delle punte particolari della sac à poche e bisogna di una certa tenuta. Allora, io qui l'ho fatto perché mi andava bene comunque di tenerla un po' più sostenuta, visto che l'avevo fatta qualche ora fa. Però, tipo se ho ospiti, voglio dire, il cupcake è freddo, 10 minuti prima di servirlo monto la panna e gliela metto fresca senza dovergli aggiungere quell'ingrediente in più che non serve. Però ipotesi, dovete prepararli per portarli a una cena, li fate la mattina, li fate il pomeriggio, in quel caso vi consiglio nella panna l'inserimento della panna fix, che sarebbe questa qua, ve la faccio vedere, ecco qui, sempre della Panna Angeli, la panna fix. È più una cosa che si utilizza proprio per precisione, un po' di immagine, tutto ben scolta, bevo. Guarda, sono di parlare, par di noma, secca anche la bocca. Allora, sac à poche, io prendo queste qua, mi pare che le avevo prese della decora, sono delle cose passate che avevo del passato quando facevo i decori. Si taglia la punta in modo che poi possiamo inserire, io adesso per voi ho scelto una punta così a stella, purtroppo solo la stella aperta, avrei voluto la stella chiusa, ma nei vari traslochi che ho fatto è andata persa, adesso avrei voluto ricomprarla, ma è tutto chiuso, quello che riguarda i negozi che trattano le cose del decoro, perché qui comunque sono delle attrezzature che prendi, ecco, aspetta che la adattiamo, la tagliamo ancora un po', le prendi solo in alcuni negozi, mi sembra tipo Cucina 33, qui a Pordenone è particolarmente fornita di questo tipo di cose. Ok, tanto qui il nostro pentolino, vedete, sta bollendo, stiamo preparando il succo, ecco, giusto per capirci. Adesso possiamo anche spegnerlo, qualche minuto è sufficiente. Ok, adesso arrotoliamo, va bene. Andrea Coneatto e le bollicine che doveva arrivare a Natale. Ecco, a Natale. Beh, insomma, adesso aspettiamo Natale prossimo. Siamo qua che parliamo dell'estate, adesso lo tiriamo fuori il Natale. Allora, sac à poche, prendiamo la nostra panna. Vedete che bella solida. È molto solida perché ci ho messo la panna fix, ok? Che normalmente resta un po' più morbida, ma io volutamente la volevo così. Quindi carichiamo questa sacca, va bene. Ecco, questo per esempio è un lavoro simpatico per i bambini, se volete farli appassionare alla cucina. Una cosa molto divertente per loro, almeno quando facevo i corsi ai bambini, vedevo che sì, interagivano bene con queste cose. Hanno fatto anche dei bei tortini, ricordo con piacere. Poi anche interessante sarebbe fare delle decorazioni con la pasta da zucchero, e quello era un po' il mio mondo, solo che adesso non si trova, avrei dovuto ordinarla penso su Amazon, non so, ma in questo momento è tutto bloccato, ragazzi, ma tanto tra poco ci rivediamo. Ok, io l'ho messa dentro tutta, adesso cosa si fa? Così, aspetta che facciamo bene, va bene. Oh, guardate che non manca tanto, tranquilli, voi iniziate a mettere sull'acqua che dopo, allora pronto, vedete che esce la panna, bene, la sacchetta è pronta, mettiamo via questo, ecco che arrivo da voi. Allora, abbiamo detto, non ci trucco, non ci inganno, ma ne abbiamo fatti anche prima, scusate che tolgo intanto questo che mi servirà per il decoro, così intanto lo raffreddo. E questi sono pronti, possiamo anche spegnerli. Se aspettavo l'ok di mio marito per dirmi sono passati 10 minuti, eravamo già a posto. Bene, allora io li ho preparati qua. Adesso magari ne decoriamo giusto uno per farvi vedere come funziona un po' il sistema.
E dopodiché gli altri magari li faccio io più tardi. Allora, tolgo un attimo i commenti così vedo anche un po' cosa vedete. Aspetta che magari così, cosa dite? Così va bene. Allora, prendiamo un tortino, per esempio. Prendiamo questo tortino qua. Allora, a questo punto, se dovete portarlo a casa di qualcuno che decidete di volerlo regalare, allora magari prendete i pirottini di carta. Anche qua, chiaramente, avendo le fragole avrei voluto, diciamo, un pirottino rosso. Purtroppo rosso non l'abbiamo trovato, e allora lo mettiamo arancione e dopo, non so, qualcuno metta su un filtro e lo facciamo diventare rosso. Allora, se dovete portarlo a casa di qualcuno, lo inserite, che così è comodo nel trasporto e tutto. Sac à poche. Allora, l'importante, guardate, va spinta la panna tutta quanta fino in fondo. La mano di destra fa da sigillo, va bene? Perché poi vi servirete di queste tre dita per dare la spinta alla sacca. Poi l'altra mano la tenete qua ferma, che così, vedete, io vado un po' lenta per farvi vedere come funziona. Allora, anche qua voi potete andare a salire, potete fare la spirale, salite quanto volete in base alla vostra golosità, va bene? Ok, così ci siamo. Allora, una volta fatto, adesso noi facciamo mimosa, ok, però per dire, avete una ricorrenza, avete un battesimo, ciao Esther, vuoi comparire in scena? Vuoi dare un saluto? Niente, teenager non salutano con piacere il pubblico, si imbarazzano. Invece la vecchia, vedi, è disinvolta. Allora, torniamo qua. Se avete un evento, una cosa, non so, un battesimo, volete fare un qualcosa maschio o femmina, fate con la pasta da zucchero, fate il top cake, si chiama, da mettere sulla punta, prendete e fate, non so, tipo dei piedini che possono essere realizzati in azzurro per i maschietti, in rosa per le femminucce, volete fare un fiocchettino, oppure, non lo so, dico San Valentino. Anche a San Valentino, una cosa semplice, non richiede grande impegno. Arrivate qua, comprate gli zuccherini a forma di cuore, ce li mettete tutti quanti intorno alla panna e potete decidere con la pasta da zucchero, lo stampino a cuore, fate un cuoricino di pasta da zucchero, lo fate raffreddare, cioè più che raffreddare, gli lasciate il tempo di essiccazione e lo mettete qui sopra di decoro, questo per San Valentino, cioè potete sbizzarrirvi, ecco qua va in base alla fantasia. Allora, intanto noi andiamo avanti col nostro lavoro. Allora, io, come vi avevo detto, adesso questo qua è l'avanzo, diciamo, della pasta che avevamo ottenuto per fare il decoro. Questo qua è quello che ho appena fatto, vediamo se è abbastanza freddo. Se è abbastanza freddo lo facciamo, sì, perché sennò avevo quello degli altri. Adesso suona sempre questa cosa qua. Allora, voi non dovete mettere sulla panna la parte scura, dovete mettere sulla panna la parte chiara. Allora, anche qua potete decidere, per dire, di prendere l'interno e di fare tipo dei pallini, va bene? Possiamo fare dei pallini e decidere di mettere i pallini sul nostro tortino, però secondo me col coltello, almeno visto un po' nelle pasticcerie quando fanno la mimosa, cosa fanno? Fanno delle striscette, ok, in modo da creare dei quadratini. Lì è libero arbitrio, potete scegliere quello che vi piace. Allora, per esempio, prendiamo questi qua, tagliamo le striscette e facciamo i quadratini. Ok, abbiamo quasi finito, ragazzi, non voglio diventare noiosa, è che purtroppo nel dolce c'è sempre un po' più di lavoro, richiede un po' più di tempo. Ok, allora noi possiamo appunto decidere di farlo con i quadratini, ok, e li posizioniamo. Molto importante è anche la posizione dei decori, nel senso che devono un po' essere equidistanti, dovete dargli un po' una perfezione all'immagine e loro si attaccano tranquillamente. Ecco, magari dopo ne facciamo uno con le palline, anche se mi piace. Facciamo vedere
due versioni. Che ora è? Se ci sono abbastanza col tempo, spero. Non ho visto quanto dura la diretta, ma mi hanno concesso, mi pare, qualche minuto in più. Ecco, per esempio. Non so se c'è troppa luce, forse. Perché leggiamo qualche commento, va? Che così. Ma se possiamo, compriamo a Pordenone nel negozio di vicinato. Sì, ok, ma non è, mi sa, per me. Allora, ecco, per esempio, no? Io l'ho fatto così, te lo tolgo di nuovo, io l'ho fatto così, va bene. Adesso ci mettiamo la fragolina, perché la tagliamo a mezza. Lascerei la fogliolina, perché comunque fa sempre parte di una cromaticità che diamo al tortino. Allora, a questo punto noi ce la posizioniamo a mo' di top cake, va bene? Allora, se voi dovete consegnarlo, dovete fare il regalino, per dire, così è preparato, spero si veda bene. Però adesso interessiamoci anche a farne uno, per dire, da impiattare, e dopodiché concludiamo. Allora, via questo, se dopo qualcuno vuole passare, scherzo, più avanti faremo tutto. Allora, torniamo in un tortino, va bene, abbiamo detto con la sac à poche, andiamo qua, facciamo sto giro, ok, anche qua potete partire a filo del cupcake e quindi avere un'unicità, oppure potete farlo anche più interno, ok. Allora, qua volete che lo facciamo come? Con i pallini o con i quadratini? Secondo me col quadratino è più carino, è più preciso. Magari facciamo dei quadratini un po' più piccoli. Aspetta che vediamo. Scusate, abbiamo preso questo attrezzo meraviglioso che possiamo adattarcelo a nostro piacimento. Usiamolo. Perché togliamo, facciamo spazio così. Quindi quadratini, va bene? Così va, che mi stanno venendo, avevo anche pensiero, sì, tante volte. Ecco, e l'abbiamo fatto, dai. Adesso li montiamo i decori sul tortino qua. Ah, dice, oh, ben, allora questa è bella, la bagna, vedi, a parlare, bello della diretta. Abbiamo fatto la bagna, qualcosa doveva servire, non c'è problema. C'è sempre il jolly. Allora, la bagna la versiamo in una ciotolina, ok? Allora, in realtà c'è anche lo strumento apposta, che è un barattolino forellato per inumidire il tortino, però io a casa faccio così, praticamente come fosse un pan di Spagna, va bene, un savoiardo, scusate, per il tiramisù, lo inzuppi e via che lo togli. Allora, io inzuppo la base, va bene? Così, basta, inumidito, è a posto, basta, finito, non serve tanta cosa. Adesso torniamo noi qua, ecco, li mettiamo equidistanti, i nostri cubetti qui che abbiamo preparato. E dopo lo impiattiamo e siamo perfetti. Tempo, in orario, voi puntualissimi, meravigliosi, tanti spero, o pochi che siano, siete i miei amici e quindi vi ringrazio di essere stati qui con me. Allora, qui l'abbiamo messo, adesso vi faccio vedere l'impiattamento, torniamo a mettere, vediamo questa fragolina qua, mi piace o non mi piace, perché sono anche un po' rognosa io, Allora, è vero che ci vuole anche una certa proporzione anche nel decoro, nel top cake. Noi possiamo mettere un fragolone così, per dire un tortino così, cioè ci vuole un po' un equilibrio. Questo qua era una sapicinina. Allora, prendiamo questa qui, un po' più cicciottina, e ce la mettiamo. Guarda che bello. Ecco, fatto. Adesso prendiamo il piatto, scusate, ve lo faccio vedere nel piatto. Allora, chiaramente io ho questo tipo di sottopiatto, voi magari a casa ne avrete anche di più belli, per dire, o di più interessanti per voi. Io adesso utilizzo il mio e facciamo con questo. Ve lo metto qui su
sul piano di cottura che è nero, così magari poi lo vedete meglio. Allora, per servire a tavola, aspetta che... Oh, e suona, mamma mia, sto attrezzo che suona. Allora, lo posizioniamo, va bene, questo tortino, lo mettiamo qui al centro, poi prendiamo un po' di zucchero a velo, tata, e l'abbiamo fatto. Prendiamo lo zucchero a velo, guardalo qua. Adesso prendiamo questo affare qua, ce lo mettiamo così. Stai attenta, adesso mi scende. Spolveriamo un po', spolverizziamo un po' sul piatto, va bene. E a questo punto, visto che ci siamo, prepariamo anche una fragolina. Aspetta che la tagliamo, una fragolina qui. Cosa facciamo? Della fragola intera tagliamo un po' di fettine, ma non fino in fondo, perché ci deve rimanere la base attaccata, perché la dobbiamo aprire un po' a foglia. Quindi, scusate, faccio vedere perché mi piace essere precisina. Vuoi tagliare, poi con sto coltello, guarda, di una precisione che non ti dico. Ecco, ma questi sono quelli che abbiamo a casa. Ecco, tagliamo un po' di fettine. Va bene. Ecco. Adesso ce l'apriamo, questa fragolina, si vede? L'apriamo così a foglia e la posizioniamo qua, così sappiamo che cosa abbiamo fatto. Adesso ve lo mostro. Beh ragazzi, va che l'abbiamo fatto, sto coso, sto piatto, eccolo qua, vediamo un po', aspetta che vedo se riesco a mostrarvelo, aspetta che vediamo se c'è anche qualche commento, che ecco, ce n'è qualcuno che mi dice qualcosa. Ragazzi, tutti uomini che non dicono niente, eh? Donne, vi prego, datemi conforto in questo momento. Ecco, il tortino l'abbiamo fatto, questo è un po'... il risultato, spero che vi piaccia. Vediamo come possiamo farlo vedere così. Allora, innanzitutto adesso veramente bevo, c'è una ciocchetta, come si suol dire, che così finalmente stemperiamo questa emozione che avevo. Beviamo insieme, avevo qua tutto pronto. Adesso siamo in quarantena, non si può fare neanche le viva. Beh. E allora io vi ringrazio ragazzi, vi ringrazio, e che dire, ho parlato abbastanza, spero di non avervi annoiato, parlato e niente, siete state di compagnia, non avete detto una parola, ma non siamo stati pur bene, bisogna a dire tante cose, tante volte, benissimo. Ragazzi grazie, scusate, io vi ho fatto la diretta a modo mio e ogni tanto mi imbarazzo perché sono fatta così e non riesco a essere diversa. E magari la prossima volta mi preparerò un po' meglio anche nel lessico. Ragazzi grazie, un abbraccio, buone cose, ci vediamo al più presto. Un bacione, aspetta, dai, due saluti però. Lucia Renzetti mi ha detto bravissima, se me l'ha detto la Renzetti siamo a posto. Osvaldo, ciao, come promesso sei venuto, che fantastico. Alessandra, ciao. Federica Fioretti mi dice brava amore, cin cin. Cara mia, mamma mia, guarda lì che abbiamo la Stella. Stella, invece di andare a casa dovevi stare qua con me, facevi la quarantena con me, così mi aiutavi. Ciao, ciao ragazzi, un bacione, un abbraccio, ciao. Adesso vediamo come si spegne, altro punto interrogativo.